Tempi difficili per i nuotatori e le società sportive pratesi. Nel giro di 3 anni, 6 piscine comunali a rotazione resteranno chiuse. Meno spazi a fronte della solita utenza. Solo nella piscina di Viale Galilei, che resterà chiusa da settembre a febbraio 2021, si contano 2.500 persone all'anno. C'è stata una mia proposta presentata in Commissione Sport, ovvero quella di utilizzare delle piscine di strutture private presenti nel nostro comune per diciamo, dare un attimo respiro a questa esigenza, cioè mettere in contatto pubblico e privato, mettere in contatto le aziende private, le palestre private con il CGFS, che è il gestore che gestisce le piscine per conto del Comune di Prato, e utilizzare queste strutture per poter alleggerire questa situazione. I lavori costeranno quasi 5 milioni di euro, ma non sono previsti per ora quelli per la realizzazione della vasca olimpionica Iolo. Mentre è ancora fermo il cantiere della struttura riabilitativa in via Roma. La piscina olimpionica, che molto probabilmente non vedrà mai la luce, con i soldi stanziati per la piscina olimpionica, messi invece a bilancio per ristrutturare tutte le altre 6 piscine che insistono sul nostro comune, siamo quasi a 4 milioni 800 mila euro. Interventi che dovevano essere fatti negli ultimi 20 anni, invece vengono condensati in questi 3 anni. Sul banco degli imputati non solo gli impianti, ma anche la loro gestione. Il CGFS è una mano velenosa che tutto ciò che tocca poi non lo fa sviluppare. GFS SRL, che non si sa, il presidente Pansera è sparito e con un buco di 480 mila euro, che dovrà ripianare chi? Loro? Il comune?